Poracci, il gioco era Yomawari Night Alone e il cane Poro muore spiaccicato dopo 5 secondi di intro. Poro cane. Andrea è stato velocissimo e tutti quanti mi avete fatto morire con le risposte, ma non posso citare la battuta più triste di tutte. Saverio scrive: ho preso un abbaglio. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi recensendoli con 18 anni di ritardo. Mentre tutti i grandi canali di YouTube Italia hanno già pubblicato la recensione di Kirby e la Terra Perduta, che uscirà ufficialmente venerdì prossimo, io non ho alcun tipo di accesso anticipato al gioco. Allora ho pensato di non lasciare scoperto il Day One, portandovi sì una recensione di Kirby, ma non della Terra Perduta. Oggi parleremo di Kirby Air Ride, universalmente riconosciuto come uno dei titoli più deludenti usciti per GameCube. Io invece vi dico che Kirby Air Ride è una piccola gemma che va assolutamente rivalutata, e non solo perché è uscita sulla mia console preferita di sempre, ma più che altro perché si tratta di un gioco molto più complesso e interessante di quello che si potrebbe pensare dopo le prime partite, e che a conti fatti ha introdotto numerosi concetti di game design riutilizzati poi in futuro da giochi ben più conosciuti. Siete curiosi? Bene, prima di iniziare però, come al solito, vi invito ad attivare la modalità tempesta e a mettervi in marcia verso la conquista di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e passate a trovarmi anche sul sito Viola, dove stasera alle 22 ci sarà una live a tema Mario Kart. Non mancate perché ci sarà da divertirsi, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per quanto riguarda Kirby Air Ride, non possiamo di certo parlare di un titolo partito col piede giusto. Il gioco è uscito tra il 2003 e il 2004 su GameCube, ma in realtà è stato frutto di uno sviluppo piuttosto travagliato, attivo sin dall'epoca del Nintendo 64 e la cui pubblicazione ha influito enormemente sulla carriera del suo creatore, Masahiro Sakurai. Il creatore di Kirby al tempo era ancora a capo di HAL Laboratory e il concept alla base di Air Ride girava nello studio ben prima della sua pubblicazione su GameCube. Il titolo, inizialmente conosciuto come Kirby Ball 64, fu uno dei primissimi concept ad accompagnare la presentazione del Nintendo 64. Quando la console fu per la prima volta mostrata al pubblico allo Shoshinkai del 1995, ai chioschi era possibile provare due demo giocabili, Super Mario 64 e Kirby Ball 64. Mentre la prima fece subito breccia nel cuore degli appassionati, stiamo parlando in fondo di uno dei giochi più importanti di tutti i tempi, l'accoglienza nei confronti di Kirby fu ben più freddina. Il gioco era ancora una demo tecnica e consisteva di due sezioni separate. La prima, quella meno convincente, era una sorta di rivisitazione di Marble Madness in tre dimensioni, mentre la seconda, già più convincente, era una sorta di snowboard game che iniziava a mostrare qualcosa del concept finale. La pessima ricezione da parte del pubblico portò però Sakurai a rivedere più e più volte la struttura di gioco. Alle 3 1996, il gioco, ora col suo titolo finale, si presentava come una sorta di snowboard sim con multiplayer fino a 4 giocatori, ma i giornalisti continuavano a parlare di un titolo eccessivamente lento e scarno nella presentazione grafica, anche quando riapparse nel 2003, dopo anni di silenzio, come titolo pensato per il GameCube. La prima demo giocabile di Air Ride, come lo conosciamo oggi, arriva solo a maggio di quell'anno, conteneva già 5 delle piste finali e anche le tre modalità di gioco principali, fattore che fece ricredere parzialmente la critica, ora più incline a dare una chance all'esperimento di Sakurai. Purtroppo però, una volta pubblicato, il titolo non seppe ritagliarsi uno spazio all'interno della libreria GameCube, troppo poco veloce per competere con F-Zero GX e senza un gameplay collaudato come quello di Mario Kart, e Ride venne visto come un tentativo eccessivamente semplice e poco ispirato di capitalizzare sul genere dei racing game. Dopo quasi 10 anni di sviluppo e un quantitativo di stress
accumulato impressionante, Sakurai, da poco reduce tra l'altro dall'esperienza con Smash, decise che ne aveva abbastanza. Poco dopo la pubblicazione di Air Ride si dimise dal ruolo in HAL, ormai scontento di tutte le pressioni applicate da un'industria che imponeva dei ritmi senza sosta. Il resto è storia. Ma Kirby Air Ride è veramente così pessimo? Secondo me no. Il problema è che dietro un'apparente semplicità di fondo si cela una certa complessità di gameplay che lo rende un titolo molto meno immediato di quanto si potrebbe pensare. Il risultato è che a fronte di un'impostazione di gioco che tende a semplificare i comandi e a gettare il giocatore subito nell'azione prima di diventare bravi ad Air Ride o anche solo sperare di vincere una partita contro una CPU di basso livello, ci vuole tantissima pratica. Il concept geniale alla base di Air Ride, che lo allontana da qualsiasi altro racing game, è che il titolo si gioca da solo. Non bisogna premere alcun tasto per far sì che il proprio veicolo acceleri, il movimento è automatico, ma anzi l'unica possibilità del giocatore, oltre a quella di impostare l'angolo delle curve, è quella di frenare. Premere il tasto A fa rallentare la propria vettura, e premerlo abbastanza a lungo significa ottenere un boost di velocità una volta tolto il freno. Siamo esattamente all'opposto di quello che l'intuito suggerisce di fare. Credo che l'intenzione fosse quella di creare un gameplay completamente aderente all'impostazione del controller GameCube, che dava priorità assoluta al tasto A, una scelta di game design che rivediamo in tantissimi titoli dell'epoca, ma che probabilmente in questo caso aggiungeva un livello di complessità piuttosto che di semplificazione e immediatezza. Quindi Air Ride ha solo un tasto da premere, ma prima di capire come funzionano le sue meccaniche ce ne vuole di tempo. Qui poi entrano in gioco le 14 vetture a disposizione. Se quella base, la Warp Star, è la più equilibrata di tutte, le seguenti presentano non solo statistiche differenti, ma anche peculiarità specifiche che le rendono uniche e tremendamente difficili da padroneggiare. Ad esempio, c'è una navicella velocissima che per curvare necessita però di fermarsi completamente, oppure una macchina molto comoda da manovrare ma che non dispone di alcun tipo di boost. A questo si aggiungono poi oggetti e power-up simili a quanto visto in Mario Kart, che possono in un certo modo destabilizzare gli equilibri delle gare. Ovviamente, essendo un gioco di Kirby, i poteri sono quelli dell'abilità copia. E indovinate un po', si attivano con la pressione del tasto A e garantiscono vari tipi di bonus e di strumenti offensivi e difensivi, ma a differenza della celebre serie con protagonista Mario, questi non hanno una grande incidenza sull'andamento delle gare. Kirby Air Ride è un gioco estremamente basato sulle skill degli utenti e il fattore divertimento, dettato dall'immediatezza dell'anima da party game che ci si aspetterebbe da un clone di Mario Kart, si perde completamente in un sistema di guida che va prima studiato e poi padroneggiato. Tra l'altro, sì, i tracciati saranno solo 9, ma il level design è sicuramente degno di nota. A parte una piccola eccezione, tutte le piste sono un susseguirsi di scorciatoie, ostacoli, curve a gomito e tanti espedienti per mettere alla prova gli utenti che devono sapere assolutamente quando frenare, quali sono le curve che li attendono e anche quali strade è meglio imboccare in determinate condizioni. Poi non venitemi a dire che tutti i giochi di Kirby sono eccessivamente facili. Quindi, sul piano del gameplay ci troviamo di fronte a qualcosa di molto atipico ma non da buttare. E solitamente la seconda più grande critica che viene rivolta a Kirby Air Ride è quella di una povertà in fatto di contenuti. E anche qua, secondo me, siamo lontani dalla realtà. Certo, il gioco paga l'assenza di uno story mode articolato come in Diddy Kong Racing o magari di una semplice impostazione a coppe e trofei come in Mario Kart, ma state tranquilli che anche in Air Ride c'è un senso di progressione, solo che ancora una volta è tutto fatto a modo di Sakurai. Dai, guardando i menu di gioco è impossibile non pensare all'interfaccia di Melee e anche di Brawl, e l'idea di base è proprio quella di Smash. È il giocatore stesso a creare le proprie partite, agendo su un set di regole che permettono di personalizzare a dovere l'esperienza. Non c'è tanto l'intenzione di far seguire un percorso, quanto piuttosto l'idea di giocare con i parametri stessi del game design per cucire su misura il divertimento. E allo stesso tempo, come vi dicevo prima, la progressione c'è, esiste ed è garantita da un espediente tanto caro a Sakurai, che verrà riproposto anche in futuro su titoli come Kid Icarus e Smash Brawl. La checklist, ovvero la vetrina. Si tratta di un sistema di trofei e obiettivi in game che sfidano il giocatore a soddisfare determinate condizioni, che una volta completati svelano i requisiti per i successivi. Vi ricordo che si tratta di un titolo uscito ben prima della standardizzazione del gamer score su Xbox 360 e dei trofei sugli ecosistemi PlayStation, e ha un fascino ancora oggi impareggiabile e impone al giocatore di esplorare a fondo tutte le meccaniche del gameplay e di approcciarsi alle gare tenendo d'occhio parametri che altrimenti
altrimenti non avrebbe mai preso in considerazione. Sono 120 i tasselli da portare a termine, ma attenzione, ci sono altre due pagine a disposizione. Questo perché Air Ride è in realtà solo un terzo del gioco completo. Vi ricordate, prima vi ho raccontato di come il prototipo di Kirby Ball 64 fosse in realtà diviso in due parti ben distinte. E questa è un'impostazione che in realtà Sakurai non ha mai abbandonato durante lo sviluppo, anzi, nel corso degli anni l'ha addirittura ampliata. Alla modalità principale Air Ride si aggiungono la Top Ride e il City Trial. La Top Ride cambia completamente l'impostazione del gioco e trasforma Air Ride in un racing game a visuale fissa con visuale dall'alto, molto più compatto nella portata. Ricorda un po' alcuni grandi classici dell'era NES, ma ora è tutto virato verso un aspetto da party game, pensato principalmente per il multiplayer locale. Ci sono ben 7 piste, tutte molto brevi ma ricche di ostacoli imprevisti, e stavolta si possono scegliere solo due veicoli che differiscono tra di loro esclusivamente nel sistema di controllo. Qui assumono molta più importanza i power-up che, data la compattezza dei tracciati, possono avere effetti determinanti sugli equilibri della classifica. Top Ride è divertente, ma sa quasi di modalità secondaria, un'aggiunta gradita ma non necessaria. Ma è con City Trail che abbiamo forse la modalità più interessante in assoluto, anche più del gioco stesso. Io intanto ve la descrivo, voi però dovreste avere una sorta di illuminazione perché è palese che questa modalità sia stata poi riutilizzata in un altro gioco molto più famoso. In City Trail, 4 giocatori si sfidano all'interno di una città dove vengono posizionati casualmente. I 4 Kirby hanno a disposizione un determinato minutaggio per esplorare l'ambientazione del gioco e trovare nuovi veicoli e potenziamenti per le proprie statistiche. E al tempo stesso, ovviamente, possono infastidire gli avversari. Randomicamente avranno luogo degli eventi, ovvero situazioni imprevedibili che possono giocare a vantaggio o svantaggio dei piloti. C'è la pioggia di meteoriti, l'invasione degli UFO, la nebbia e così via. Allo scadere del tempo poi i 4 veicoli potenziati si affrontano in uno stadio che è sostanzialmente un minigioco random preso da un'ampia selezione di sfide disponibili. Si va dalle boss fight fino al salto in lungo e al destruction derby. Inutile dirvi che le componenti open world e free roaming di City Trail fanno sì che questa modalità abbia un potenziale inesauribile, perfetto per il multigiocatore, ma anche in single player, grazie alla presenza di una checklist dedicata, ci si possono passare tranquillamente svariate ore. E sì, dai, è impossibile che non l'abbiate riconosciuta. Questa modalità è esattamente la stessa cosa, presa e ricontestualizzata, all'interno di Super Smash Bros. Per 3DS, dove però è il nome di Smash Run. Anche le icone sono praticamente le stesse. Non si tratta di una citazione velata, ma proprio della ripresa di un concept vincente che probabilmente in pochi avevano già sperimentato. Sì, ok, non abbiamo la velocità di F-Zero, il gioco è molto difficile e un conto è correre con Mario, Luigi e Donkey Kong e un altro con 4 varianti cromatiche di Kirby, però se avete il tempo e la pazienza di dedicarvi a un titolo sicuramente imperfetto, vi ritroverete tra le mani un gioiello di game design. Un titolo fortemente sperimentale, ricco di intuizioni geniali, purtroppo ignorato dal grande pubblico. Praticamente il gioco che rappresenta alla perfezione il triste destino della console che lo ospitò. E comunque, visto quanto costa oggi, forse sarebbe stato meglio non ignorarlo nei primi anni 2000. Vabbè. E questo, poracci, era tutto per oggi. Qui le recensioni ce le dobbiamo inventare, perché non arriveremo mai in tempo per stare sul pezzo. Siamo poracci, dopo tutto. Ma tanto ormai lo avete capito, no? Kirby e la Terra Perduta, voto 8. Bello, ma troppo facile, carino, ma pensato per i giovanissimi. Piuttosto che rimasticarvi l'ennesimo parere prevedibile uguale a tutti gli altri, a questo punto tanto vale fare qualcosa di diverso e riscoprire un po' di storia del gaming. Quindi io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a questa sera per una bella live dedicata a Mario Kart 8 Deluxe. Altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Air, Michele Ride, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Trial. 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 Trial.